4.000 utenti, 12 dipendenti a tempo indeterminato e una cinquantina di lavoratori. Attività a pieno regime. Le naie di fiori all'occhiello non solo della città di Pescara continua ad offrire servizi nonostante le difficoltà e grazie all'associazione Pretuziana Teramo che gestisce la struttura. Sì, c'è un ma. Ad agosto la gestione scadrà e l'appello del sindacato SLC-CGIL alla regione è quello di trovare una soluzione celere, una vera e propria corsa contro il tempo per evitare un film già visto tra cancelli chiusi, disagi per gli utenti e problemi per i lavoratori, dice Guido Cupido. La struttura è funzionante e pienamente operativa, anzi, diciamo praticamente che nelle mille difficoltà di questa fase storica legate ai costi energetici, a una manutenzione straordinaria che dovrebbe fare quell'impianto, l'attuale gestione, quindi la Pretuziana, sta buttando il cuore oltre l'ostacolo. Oggi quella struttura è aperta, è funzionante e garantisce accesso a circa 4.000 utenti che continuano a frequentarla con quei cancelli assolutamente aperti. Il sindacato chiede alla regione proprietaria della struttura una soluzione urgente, qualsiasi essa sia. E quindi è la politica che deve sciogliere la situazione rispetto al futuro, cioè con un bando, che sia un bando di iniziativa privata o che sia un bando di iniziativa pubblica, l'importante è che questo avvenga e avvenga nei tempi celeri. Sappiamo che per produrre un bando, elaborarlo, pubblicarlo e poi assegnare il bene ci sono dei tempi tecnici che sono circa stimati fra i 4 e i 6 mesi. Quindi noi siamo qui, insomma, per sollecitare una presa di coscienza e per dire alla politica che decida. E noi saremo qui fino a quando questo non verrà garantito da chi oggi è preposto rispetto praticamente a questa decisione. Non dimenticando che la struttura delle Naiadi ha anche una funzione sociale, come ricorda Giustino Lotti. All'interno delle Naiadi abbiamo con questa gestione la società FG Quadro, ecco appunto, che si occupa di nuoto paralimpico, affiliata a due federazioni paralimpiche e svolge attività di nuoto paralimpico all'interno delle Naiadi, dove con questa gestione si è avuta la possibilità di partire con 12 ragazzi e superare le 80 unità solo al primo anno di gestione. Il nostro gruppo vanta un vice campione italiano sia dei 50 metri dorso che dei 100 metri stile libero, Alex Durbaca, che ha conseguito gli assoluti estivi la scorsa stagione, appunto portando alle Naiadi una medaglia d'argento di un certo peso. Senza dimenticare che alle Naiadi si svolgono le gare casalinghe del Pescara Pallanuoto, militante nel campionato nazionale di Serie A2 maschile. A dare manforte ai lavoratori delle Naiadi è il consigliere regionale del PD Antonio Blasioli. Di fronte a noi quindi abbiamo una situazione di assoluta incertezza. Ci sarà un nuovo project su iniziativa della regione, su iniziativa del privato, su indicazione della regione, ci sarà una nuova gara. Fatto sta che noi non ci possiamo consentire assolutamente che si arrivi ancora una volta a scadenze e non ci sia un futuro certo per le Naiadi.